bellezza naturale, sempre sta cazzo di discarica. Allora, io sono venuto nei tempi non sospetti, quando il movimento non c'era, se vi ricordate, siamo andati dentro al palazzo della regione con voi cittadini, abbiamo portato dei medici, se vi ricordate c'era ancora la buonanima di Marrazzo, e Marrazzo non venne, mandò un suo incaricato. E non è cambiato nulla, non cambia nulla in questo paese qua, siamo sempre in emergenza, soluzioni non ce ne sono, cari signori, la soluzione è molto antecedente adesso, dobbiamo sedersi a un tavolo, si devono sedere a un tavolo le persone che progettano le cose. Se andate a vedere che cosa c'è dentro una discarica, sono le cose che produciamo, prendiamo, buttiamo, perché sono progettate male. Un rifiuto è una progettazione sbagliata di un design e di un ingegnere che non capiscono nulla. Bisogna riprogettare il mondo e gli americani, gli asiatici, i cinesi vanno avanti. Pensate, io 3 anni fa avevo fatto vedere una stampante 3D, la stampante 3D era un prototipo da $900 comprato in California. Adesso le stampanti costano $50.000, sono nei comuni degli Stati Uniti e la gente si stampa le cose di cui ha bisogno. Vai lì, paghi, ti stampi, prendi dalla rete, prendi un file, lo inserisci nella macchina e ti fai gli oggetti, dai più piccoli sino a una casa, a una barca, ti fai gli oggetti. Pensa come cambierà il mondo di mio figlio, di tuo nipote. Pensa alle produzioni delle grandi multinazionali, non ce ne fregherà più niente, perché ognuno si produce quella di cui ha bisogno gratuitamente dalla rete. E allora di che cosa parliamo? Parliamo ancora di un Tampax buttato lì, un usegetta, parliamo ancora di un pannolino, quando si stanno aprendo, lo dico da 15 anni, scusate, ecco perché sono nervoso, da 15 anni che dico i pannolini si possono produrre in un altro modo, lavabili, le cose, l'ingegneria deve andare avanti, noi non possiamo buttare lavatrici, noi non abbiamo bisogno di lavatrici, di frigoriferi, di lampadine, noi abbiamo bisogno di lavare, di luce, abbiamo bisogno di depore, non di caldaio. Allora se io produco, non devo produrre milioni di caldaie, io devo produrre milioni di depore, di benessere. Allora il manager deve parlare, deve passare dal produce manager al service manager. Cioè vendere un servizio di una cosa, e allora se prendi un sacchetto ti rendi conto come siamo ridotti, ed è colpa nostra. Io giro un po', mi informo, sono curioso per natura, se non avrei fatto questa roba che sto facendo, sono curioso. Io faccio 4 comizi al giorno gratuiti più uno a pagamento, cazzo, sì, e per le spese, allora vado, giro. Allora il rifiuto di un'azienda deve essere la materia prima di un'altra, dalla culla alla culla, sono 20 anni, vado nei politecnici di Zurigo, vanno nelle università V per la tedesche e progettano il mondo. La politica è progettare le cose, l'economia, noi prendiamo, spendiamo e usufruiamo e 100 miliardi di tonnellate di roba ogni anno, 100 miliardi di tonnellate che caviamo per fare oggetti, 100 miliardi, e nell'arco di 8 mesi questi 100 miliardi vanno in un inceneritore, in una discarica, in mare e nel circuito alimentare. Nel circuito alimentare non sparisce nulla, o bevi o mangi o respiri quello che butti via, ma ritorna tutto lì, è l'ambiente. Allora cos'è l'ambiente? Mi sembra di essere tornato 20 anni fa. L'ambiente non è il bosco, qualcosa all'esterno di te, l'ambiente è quello che hai dentro, i tuoi filtri, i bronchi, i polmoni, il fegato, e c'hai solo quello di ambiente, e se non proteggiamo quello è finita. E allora ecco, lavoro l'inceneritore, lavoro la discarica, lavoro, chiudere l'azienda, lavoro, cavare il carbone, lavoro. Il lavoro è il più grande ricatto di questo secolo. Noi non abbiamo questo lavoro, sta scomparendo, diminuirà sempre di più. La crescita, più frigoriferi, più macchine, più cose, non è vero che crea posti di lavoro, li toglie, perché c'è l'innovazione, c'è l'automazione, c'è la produttività, c'è un altro concetto,
gente, molta gente, che è convinta di avere un posto di lavoro. Non è un posto di lavoro, ha un posto di reddito. È il reddito che ti inserisce, ti disinserisce dalla società. Ecco perché nel nostro primo punto nel programma abbiamo messo il reddito di cittadinanza, perché se un'azienda chiude, che chiuda, è il libero mercato, ma non devono chiudere le famiglie. Che cosa fa? Come proteggi la famiglia? Come proteggi con 80 euro? 80 euro una pizza! È vergognoso solo pensarlo! E questo è il voto di scambio a livello statale! Ma è possibile che abbiamo una stampa che ci colloca al 70° posto come libertà di stampa del mondo? Che permettono alla gente di mentire! Mentire, la menzogna ormai è libera! È libera! Uno fa in televisione e abbiamo abolito le province, lo sanno che non è vero! Lo sanno! Però non c'è un giornalista che dice no, guardi, se mai le province non le avete abolite. Allora discutiamo se mettete più di 16.000 consiglieri in più e 5.000 assessori in più. Sono 16.000, 14.000, ma le province non le abolite con questa legge. Non c'è nessuno che lo dice, stanno lì e questo qui abolite le province. Fanno le leggi, ci mettono dentro qualsiasi cosa. Fanno il femminicidio, dentro ci mettono un condominio per le aziende pubbliche dentro il femminicidio, oppure ci mettono di nuovo spesa per la gestione del cantiere TAV dentro il femminicidio. Loro dicono di no, che non si può votare un decreto così con queste cose dentro, e i giornali titolano: gli unici a essere contro il femminicidio sono i grillini del Movimento 5 Stelle. La menzogna, bisogna quotarla in borsa la menzogna. Me lo ricordo quando siamo andati qui alla Regione Lazio, che ci ho portato gli specialisti, i medici, che dicevano: guardate l'incidenza dei tumori, così parlano di tabelle, parlavano di cosa succede, parlavano di incidenze di tumori e di rispetto alla media, tutti con grafici, tutti professionisti. L'ho portato, io stavo zitto, mi sono messo in un anno. E mi ricordo una persona, mi dispiace parlarne perché non c'è più, ma una persona che era stata delegata da allora al presidente della regione a parlare con gli scienziati. Gli scienziati hanno parlato alla cittadinanza, e alla fine mi sembra si chiamasse De Caro, il povero De Caro. De Caro. Mentre gli scienziati enunciavano cose, date, diagrammi, numeri. Alla fine si è alzato il povero De Caro e disse una, De Carlo, e disse una cosa che io rimasi folgorato. Di Carlo. Vabbè. E disse dopo i professionisti, si alzò e disse: non mi dovete romper cazzo, l'inceneritore lo famo. Così siamo rimasti, guarda, il professore dice: ma che dove mi hai portato? E siamo rimasti a questi punti. Allora io vedo specialisti, ingegneri che vanno in India. L'India è il numero uno per il re-ingegneri, significa ripensare l'ingegneria dei materiali in modo che possano essere smontati. Numero uno al mondo, l'India. 500.000 macellerie si stanno mettendo insieme, perché lo scarto della macelleria era uno scarto di putrefazione, casino, lo buttavano via con dei costi enormi. Allora sono nate attività collaterali, attività prendono gli scarti della macelleria e fanno vermicoltura e creano posti di lavoro con i vermi. Allora quando hanno i vermi lo danno a quello alla pescicoltura, perché i pesci mangiano i vermi, e allora creano posti di lavoro nella pescicoltura. Allora la pescicoltura cosa fanno? Con gli escrementi dei pesci, alla fine prendono gli escrementi e li danno a un'azienda che ha aperto che vende funghi. E sparisce tutto nel ciclo, il rifiuto diventa un passaggio di posti di lavoro e di nuove attività. E noi abbiamo questa roba qua che fa morire. E allora basta con questo cazzo di lavoro, basta contrattare la salute col posto di lavoro. Veramente è una cosa vergognosa sentire queste robe qua. Allora il reddito di cittadinanza per la prima cosa, salvare le famiglie. E poi, se vogliamo cambiare veramente, adesso ne abbiamo
ne abbiamo la possibilità. Per la prima volta io vi dico che sono sicuro, sicuro, io non ho mai sbagliato, sono sbagliato con Napolitano, che non mi aspettavo che facesse quello che ha fatto alla sua età. Ma noi vinciamo le elezioni europee. Quindi facciamo contenti i giornalisti. Noi vinciamo e andiamo là a cambiare, a cambiare, a cambiare, andare dentro il Parlamento, perché noi abbiamo un Parlamento da noi denominati, di gente che non legifera più, e il Parlamento europeo è ancora peggio. Il Parlamento europeo nelle ultime elezioni, su 365 milioni di persone che avevano diritto al voto, 220 milioni non hanno votato. Se avessero preso un seggio i non votanti, avrebbero 450 seggi su 750. Entrassi nel Parlamento, non c'è un terzo di nessuno che ha la forza predominante europea. Noi quei posti invisibili li occuperemo e costringeremo il Parlamento a fare il suo lavoro. Sono in un paese del 27, il 27 di luglio, mentre noi siamo al mare, siamo al mare. Il 27 di luglio, in mezz'ora, firmano un nodo scorsoio per 60 milioni di italiani, destra, sinistra, centro, tutti. Firmano Fiscal Compact. Il Fiscal Compact è un contratto che abbiamo piano firmato, questi vergognosi, che ci obbliga a tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni. Ma quale governo fai? Quale forza politica? Se non vai lì e prendi il trattato e dici non pago, non lo pago, non lo faccio questo. Io non posso sacrificare 60 milioni di italiani, 50 miliardi, è chiaro. È chiaro che vediamo, ci svegliamo tutto. Adesso ci sono le nuove cariche per Eni, Ini, IE, Enel, Trie, tutte le grandi consociate, tutte le grandi partecipate dello Stato con le nuove cariche. E che ha? Allora, fermiamo 50 miliardi all'anno, diventiamo come la Grecia. Cosa stiamo comprando? Stiamo comprando la nostra dissoluzione umana come persona, ce la stiamo acquistando a debito. Ma stiamo scherzando, ti vendi la vita di tuo nipote, neanche di tuo figlio, di tuo nipote. E allora cosa dobbiamo venderci? Il gas, l'acqua, la luce, la sanità, la scuola, tutto il welfare, tuo padre, mio padre, tuo nonno. Hanno fatto battaglie per 100 anni, ci sono morti per queste cose qua, e noi quattro cazzoni di banchieri ci portano via tutte le robe così. Ma non è solo la cosa, non è solo. Il welfare è un pensiero di un mondo, è un pensiero, un movimento, è un pensiero, non è un movimento politico, mettetelo in testa. Nessuno, devi votare un'idea, come se andava a votare il PC, ve lo ricordate? Il grande PC, non votavi Natta, votavi un'idea di mondo, votavi un festival dell'unità dove andavi a friggere, dove uno aiutava l'altro, dove c'era un senso di comunità, era quello il mondo della vecchia sinistra. Poi è fallito perché si vede che doveva fallire. Come è fallito il capitalismo? Perché il capitalismo che funziona oggi è solo quello cinese, perché sopra ci sono i maoisti. Pensa come si sono ridotti i maoisti. Mao, la grande riforma di Mao, è diventato la Cina più grande forma di capitalismo del mondo. Si rivolterebbe nella tomba. Diventiamo come i greci. 8 condomini su 10 vanno a carbone, vanno a legna. Staccano la luce, perché se non paghi le tasse sulla casa staccano la luce. Ci faremo gestire da una multinazionale come Sudafrica, come nel resto del mondo. Ce la faremo gestire qui la nostra elettricità in cambio di una prepagata. Prima paghi, appena scaduto il credito stacco. Che cosa facciamo? Non lottiamo per queste cose? Che cazzo dobbiamo lottare? Per che cosa? Per chi?
questo debito, il debito. La Germania nel 1953 aveva 25 miliardi di euro dell'epoca di debito per danni per la guerra. Secondo voi li ha pagati? No! Non li ha pagati perché hanno detto che era immoralmente assurdo chiedere dei soldi perché li facevano retrocedere di nuovo a un'altra guerra. Non li hanno pagati, ne hanno pagato un decimo, non li hanno pagati. Secondo voi l'Ecuador, che aveva un debito di miliardi col Fondo Monetario, ha pagato? Il presidente dell'Ecuador è andato in Parlamento e ha detto questo debito è immorale, non lo paghiamo! Secondo voi l'Argentina ha pagato il Fondo Monetario? Allora, noi dobbiamo andare lì e faremo una coalizione di paesi che sono nelle nostre condizioni, Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Grecia, ci metteremo e ci daremo una mano. Oh, l'Unione Europea diventa una comunità europea, allora no, io credo in un'Europa, io sono il più grande europeista vivente, io credo in un'Europa, perché se vai fuori dall'Europa, vai in Nord America. Due giorni fa il Senato americano, un senatore si è alzato e ha detto noi abbiamo ancora gente torturata da 10 anni, abbiamo ancora Guantanamo, gente che viene torturata così nell'indifferenza del popolo americano, noi abbiamo ancora quella gente lì in Nord America, in Sud America, l'Argentina, ve lo ricordate cos'era l'Argentina? Buttavano padri, madri, figli, donne incinta dagli aerei, li buttavano nell'oceano, ve lo ricordate col beneplacito del parroco che dava l'ultima benedizione sull'aereo? Cazzo, leggeteveli quei libri lì! Noi che siamo stati i peggiori nella storia dell'umanità, che abbiamo colonizzato mezzo mondo, perlomeno queste cose non le facciamo più da qualche centinaia di anni, non le facciamo più. Allora io voglio proteggere questa Europa, se diventa una comunità europea. Allora il debito si deve rispalmare fra tutti, perché questo è il senso di comunità. Quando è stata fatta la Confederazione degli Stati Uniti? Nel 1786. Bene. La prima cosa che hanno fatto le 8 stati che componevano gli Stati Uniti, la prima cosa da federazione a confederazione è stata mettere in comune il debito che avevano l'ha messo in comune. Noi andiamo lì a chiedere questo, rimettiamo in... La Grecia si poteva salvare, era il 2% del PIL dell'Europa, l'abbiamo spremuta, ce lo chiede l'Europa. Se mi chiede qualcosa l'Europa, vado io là e li noi guarderemo, andremo a vedere dove vanno i flussi degli investimenti alla nostra agricoltura. Io arrivo dalla Sicilia, ho passato chilometri di arancetti, di arance siciliane, quelle rosse, per terra, non raccolto più nessuno perché non conviene, capisci? Convengono le arance da Tunisi. E allora il mercato comune ha detto che bisogna fare queste cose, le nostre quote, il mercato... No, io vado là e dico benissimo, vuoi l'arancia di Tunisi, ci metto una IVA del 25% e la tassa sulle arance del 2%. E arrivano gli Stati Uniti, non è arrivato Obama, è arrivato qua. Per che cosa viene Obama qua? Il nome per la pace. No, allora... È venuto, ha fatto due foto con Bergoglio, che è il primo grillino della storia. Guardate che ha detto delle cose Bergoglio, che si è iscritto al blog. È venuto qua perché cosa succede? Succede che in Israele poco tempo fa è stato scoperto il più grande giacimento di gas del mondo e gli Stati Uniti stanno producendo il gas di scisto, e ne hanno per 100 anni. Viene qua a venderci e a comprarci, perché se facciamo entrare in Europa gli Stati Uniti con il loro fondo pensione, i loro fondi imperiali in contanti, siamo finiti, perché noi loro qua ti comprano qualsiasi cosa. Se tu reagisci con qualche dazio e metti qualche protezione, c'era già la legge che ti citano in tribunale, ti fanno causa e ti citano per mancato guadagno, ti fanno delle cause da milioni di dollari. Dobbiamo prima fare un'Europa come vogliamo noi e poi trattare alla pari con chiunque. Siamo la grande Europa, io ci credo, ma questa cazzo di Europa di banchieri deve finire. Italiani!
sabato no, questo non è un problema, ma mentre metti in galera 20 veneti, nello stesso momento il Presidente della Repubblica riceve un condannato in via definitiva al tribunale. Allora la secessione la combatti dando l'idea agli italiani che c'è uno Stato e deve essere uno Stato diverso, fatto dai cittadini che entrano dentro e diventano loro lo Stato. Fate più gente di me, ci patisco io. Sta succedendo una cosa bellissima. Io 2 anni fa io presentavo queste persone, non le conoscevo, attiravo gente, ero usato per quello, attiravo della gente, la gente veniva a sentire Grillo. Grillo parlava, presentavo dietro, appena parlava uno di loro, la gente andava via. L'anno dopo è successo che parlavo io, parlavano loro, la gente si fermava a sentire cosa dicevo. Sono bravi! Adesso, brutti bastardi maledetti, fate tutto da solo, riempono, ma è successa una cosa meravigliosa, che non è che la gente va a sentire loro, oltre a quello, è che la gente vuole parlare con loro, è fantastico, e loro sono lì, finiscono di parlare, stanno lì, voi chiedete, sono referiti, ed è un'altra visione, noi non abbiamo scorte, scappiamo dalle uscite di sicurezza, a noi non ci fanno le canzoncine nelle scuole elementari, cazzo, metti bambini, ce li conquistiamo, noi ce li conquistiamo piano piano insieme a voi, piano, noi non vi chiediamo né voti né niente, vi chiediamo se volete partecipare a questo sogno. Ha detto che io grido, dico parolacce, ma guardate, io ho rivalutato moltissimo la rabbia, la parolaccia ha una sua funzionalità sociale, fa arrivare un concetto preciso dentro il cuore e il cervello, è da rivalutare. Abbiamo rivalutato il vaffanculo, bellissimo, che è un consiglio di viaggio erotico. Allora, è questa rabbia, siamo partiti con la rabbia, è stata una rabbia che ha coinvolto 9 milioni di persone in un sogno straordinario. Noi non siamo neanche più un movimento, è una comunità, uno viene lì, ti dà un campo, l'altro ti mette al ristorante, l'altro il bed and breakfast, ognuno di noi, è questo che deve diventare l'Italia, è questo che deve, noi siamo nati il 4 di ottobre del 2000, 9. Il 4, no, aspetta, sono capito, del 2009, il 4 di ottobre, il giorno di San Francesco, per questo le nostre parole guerriere erano parole che ci vergognavamo di dire, nessuno deve rimanere indietro, ti do una mano, erano le parole che ci avevamo detto, ma ti vergogni oggi di essere buono, ti vergogni anche di essere onesto, e capisco benissimo quelli che continuano a votare questa gente, questi bluff che mettono dalla mattina alla sera, vi capisco, non è che non vi capisco, è molto più semplice essere disonesti che onesti, l'onestà ti fai un culo così, vivi con l'ansia, vivi col momento che ti arriva Equitalia, non c'è il bello della panda di 12 anni fa, dove l'ho messo, vivi, il disonesto se ne batte i coglioni, c'ha 8 commercialisti, 2 avvocati, i paradisi fiscali, ha già prevenuto tutte le mosse. È bellissimo anche vivere in una dittatura dove nessuno è eletto con un voto delle persone, che sono tutti nominati, è bellissimo, fate tutto voi, che cazzo me ne frega, è bello, perché abbiamo dentro questo masochismo, dentro di essere servili, ce l'abbiamo dentro, ci piace, siamo lì, dici quello che dobbiamo fare, io lo faccio, basta che non mi rompi i coglioni a me, io faccio quello che vuoi, è comodissimo vivere in una non democrazia come oggi, è comodo, quindi io vi capisco se continuerete a votare questi blues, continuatele a votare e sarà un'Italia che avrete voluto voi, ma io so che non lo farete mai, perché sennò io vi vengo a cercare a casa uno per uno. Tutti i vostri indirizzi siete spiegati,
so dove siete, so le vostre abitudini, so cosa dite su Facebook, so quando vi fate il selfie, so cosa gli, i cerchietti, le faccine, so tutto chi siete. E allora, questo è il momento vero. Adesso noi lanceremo, voi lancerete, io insieme a voi lanceremo questa campagna contro gli OGM, perché anche lì continuano a fregarci con le parole, OGM, dobbiamo essere netti su queste proposte, netti. Gli OGM li vuoi produrre, lo metti sull'etichetta, io devo avere l'opportunità di comprarlo o non comprarlo. Io non lo voglio, ma voglio sapere, non la percentuale sotto l'1% non me lo metti, voglio sapere che cosa compro. Ho un sistema adesso, tecnologico, che mi permette in qualsiasi momento di puntare un telefonino su un prodotto e mi dice tutto. Voglio la filiera, voglio sapere da dove arriva, è semplice, voglio la conoscenza. La conoscenza è l'arte della liberazione, non c'è altro, ci liberiamo con la conoscenza, ecco perché la rete fa paura perché aggrega le migliori intelligenze su un problema, e la media della massa è molto, molto più obiettiva, è molto più verificabile, veritiera di qualsiasi cazzo di specialista della Bocconi, del pezzo che va a mentire in televisione. Non c'è un economista che abbia azzeccato un cazzo negli ultimi 10 anni, non hanno previsto nel 2008 la catastrofe mondiale, nessuno. E allora noi faremo delle grandi cose, piano, vinceremo, ma abbiamo già vinto, ma noi siamo già dentro un cambiamento epocale, li costringiamo a parlare di cose che non avrebbero mai parlato se non c'eravamo, di soldi, di stipendi, di auto blu. Loro fanno le auto blu, ne vendono 75, usate, poi fanno una gara di appalto di 250 di nascosto, le danno solo la prima parte, fanno... Allora c'è l'arte della menzogna libera. Allora, ma noi abbiamo già cambiato, abbiamo introdotto una figura che non c'è mai stata nel Parlamento, in politica, negli ultimi 40 anni. Una figura strana, antropologicamente sembra uguale alle altre, ma non lo è. Una figura che si aggira lì in Parlamento. È una figura con una strana espressione, un sogghigno. È l'onesto. Per 40 anni hanno votato leggi che non hanno mai capito, perché non era importante capire una legge che dice modifichiamo il comma 7 col comma 12 del paragrafo 5 della legge 81 con la legge 84. Quindi loro dicono sì o no in base a una direttiva e vanno avanti così, poi sono frustrati, pieni di complessi, e devono andare in televisione a dimostrare che hanno un briciolo di dignità e di intelligenza. Infatti la politica lo fanno nei talk show, tutti quelli che vanno nei talk show poi vengono, ce li troviamo come ministri, perché sono frustrati. Quando tu la tua vita fai una roba che non capisci, non ti interessa né capire, e vivi per quella cosa lì, prendi uno stipendio per non capire, diventi con delle paranoie totali, va bene? E allora si sono trovati questa persona con uno strano sogghigno che li guardava a dire fammi un po' vedere cosa vuol dire il comma 7 che modifica il comma 18 della legge 14. E allora stavano a mezzanotte loro dentro a guardare, a sfogliare procedura parlamentare, a vedere come sono le leggi. E non sono abituati, non sono abituati a vedere un comico, chissà cosa c'è dietro Casaleggio, chissà che dossier faranno, continuano a fare dossier su di me, i dossier li voglio fare un po' su di loro, perché allora voglio andare a vedere Repubblica e l'Espresso che fa le mie società in Costa Rica, ma io potrei anche avercene, potrei anche avere un resort di 6 stelle in Costa Rica, ho lavorato con i miei soldi e ho vissuto del mio lavoro, bene, non ce l'ho, allora ancora oggi vuoi vedere il tuo resort di 6 stelle, cioè, vieni, ti faccio un invito a te, tutti i giornalisti e tutta la famiglia, 60 persone a mie spese, andate là e se lo trovate mi date l'indirizzo che vengo anch'io, va bene? E allora se noi andiamo al governo, se noi governiamo questo paese in macerie, siamo pronti, siamo prontissimi, la prima cosa faremo anzi una verifica fiscale su tutti i redditi dei politici, sì.
ma non solo quello che avevano prima, quello che hanno guadagnato nel mentre e quello che avranno quando usciranno. Se la cifra non è poi lo faremo per gli imprenditori, perché anche gli imprenditori hanno una responsabilità pazzesca. C'è pieno di imprenditori, prenditori, che hanno disintegrato delle realtà entusiasmanti in Italia, e loro vogliono andare. Io prendo un pullman da solo, lo faccio, prima o poi lo faccio, vado io a St. Moritz con un pullman davanti alla villa del numero uno del tesserato del PD, dei Benedetti, con i suoi giornali Espresso e Panorama e Repubblica. Ci vado io e dico: parlo di Benedetti, quanti soldi avevi quando hai preso in mano l'Olivetti? Quanti soldi avevi quando l'Olivetti da 70.000 dipendenti sono passati a 400? Vediamo un attimo, se la situazione non è congrua, ci ridai indietro la più bella realtà di informazione, di informatica che avevamo in Europa. Andiamo da Tronchetti Provera, come mai adesso la relazione vale 0,1 e valeva 3,5 euro quando hai venduto e te ne sei andato con 10-15 milioni di euro? Riporta indietro questi soldi, non sono i tuoi. Faremo una roba così. La battaglia è entusiasmante, più difficoltà ci sono, meglio sarà. Lo dicevo che alla fine ne rimarrà uno solo. Berlusconi. No, Highlander, il movimento rimarrà da solo a prendersi le macerie di questo paese, e siamo ben pronti a prenderci, e faremo veramente una grande rivoluzione di pensiero e di prospettiva. È questo il movimento, una rivoluzione di pensiero. Grazie a tutti. Rimortacci. Sempre di mortacci a voi, anche a voi di mortacci, grazie. Anche a voi la destra di mortacci. Loro, grazie. No, ma non mi dovete proteggere dalla gente, mi dovete proteggere dalla stampa, è diverso. Facciamo un ultimo applauso enorme per la sorpresa che ci ha fatto bene.